150 g di farina, sto facendo mezza dose, 75 ml di acqua tiepida e un cucchiaino di sale. Ho versato la farina in una ciotola, faccio un buco in mezzo e verso l'acqua dove ho sciolto il sale. L'ammasso ora si stacca bene dalla ciotola, lo tiro fuori e impasto a mano. Verso un cucchiaio di farina e comincio a lavorare a mano in questo modo, disgregando gli elementi per poi, dicevo, riformare il panetto, ridisgregare e andiamo avanti così fino a quando non si ottiene una palla liscia. Aiutatevi con il polso in questo modo. Il nostro panetto è pronto, ho formato una bella palla che adesso andrò a coprire e lascerò riposare. Ho infarinato già la spianatoia, ho formato una biscia di impasto, ora andrò a tagliare in tanti piccoli panetti. Ho tagliato in tanti piccoli pezzi, fateli anche ancora più piccoli perché deve essere sottilissimo. Ora facciamo delle piccole palline. Aiutiamoci ad appiattirle inizialmente con le mani, più che possiamo, poi ci aiuteremo col mattarello. Ora ci aiutiamo col mattarello e cerchiamo di tirarlo il più sottile possibile. Nel frattempo scaldiamo una crepiera, perché dopo andremo a cuocerle. Ecco lo spessore, io le ho tirate sottilissime, vedete? Piastra e rovente, ora andiamo a cuocerle. Lasciamo qualche minuto per lato e poi vi mostro una magia. Siete pronte a giocare con il fuoco? Sotto intravedo le prime bolle, quindi giro. Rigiro un'altra volta e vedete che comincia a cuocere. Lo passiamo pochissimi istanti sul fuoco diretto e comincerà a fare fluff. Guardate che meraviglia come si è gonfiato. Ora copriamo con un panno, così rimane bello caldo finché non verrà consumato. I miei ciabatti sono pronti per essere farciti. Ovviamente ora questi li conserverò per stasera, li scalderò magari in forno. Come vedete è un pane molto elastico, grazie al riposo, come vi dicevo, e sono buonissimi caldi. Io adoro il ciabatti.